straordinario, io sono felicissimo di essere qui, di essere di nuovo in questa manifestazione che serve per conoscere le realtà professionali di questa città, perché noi abbiamo bisogno di professionalità e di confrontarci con un pubblico sempre più professionale, più bravo per migliorarci. E quindi è qui con noi e chiamo Dario Serpan per presentare questo gruppo. Un altro applauso anche a Dario Serpan. Stanno volando reggiseni sul palco, una roba, mai vista. Buonasera. Dario, dici, io so già i Siberia, si suoneranno per noi. Per noi? Sì, lo interrompi un po' e te? Vai. No, cambiamo decisamente genere, passiamo al cantautore afro rock, un po' new wave. Per me è sempre un'emozione particolare introdurre questo gruppo di quattro livornesi che hanno fondato un gruppo scegliendo un nome in omaggio a un libro che si chiama Educazione Siberiana, non so quanti di voi lo abbiano letto. E ascoltateli, tra fine estate uscirà il loro primo disco, sono convinto che sentiremo parlare di loro. Io vi lascio con quella che è la loro definizione di gioia, perché vi auguro e mi auguro che sia anche una serata di gioia questo. Per loro è limpida allegria, giovane l'età, fresca immagine del volto tuo, senza ombra di malinconia. In Siberia, grazie. In Siberia! Buonasera. Bye.
Buonasera, io mi intrometto perché volevo fare una piccola demo questa sera. Allora, stasera è venuta mia nonna a sentirmi suonare da Roma. Quindi io la ringrazio con tutto il cuore di essere qui, che ha fatto un grande sforzo e grazie mille. Allora adesso facciamo l'ultimo pezzo, mi dispiace che suoniamo così poco, i tempi sono questi, si chiama Galad. Thank you.
Un altro applauso, grazie ragazzi, straordinari, bravissimi. Ci avete fatto star bene. Siberia! Bisse, Dortmund, prossimamente. Grazie Siberia, grazie Alessio. Noi ora parleremo di due progetti importanti che sono stati realizzati, uno a Livorno, l'altro a Cecina. Infatti chiamerei anche Dario, dov'è Dario, che conosce benissimo questi due progetti. Avete acceso, adesso è acceso, è ovvio, perché c'erano dei grandi tecnici. Io farei un applauso anche ai tecnici, ai ragazzi che lavorano al bar, a tutti. Ci sono i dischi, i CD, le magliette, avete visto del casino. Vai Alessio. Madonna, allora, bravissimi, noi siamo stracontenti perché stasera ci sono gruppi giovani che ci siamo coltivati veramente come Siberia e anche chi suonerà dopo col tempo. Poi ci sono grandi gruppi storici più avanti, ma li vedrete. Allora, è bello quando si organizza un evento come questo parlare anche degli altri progetti che sono stati realizzati in città, in questo caso, e anche in provincia. Quindi ci sono due progetti che abbiamo ospitato stasera, vedrete anche due filmati di quello che hanno organizzato loro.